Bella raga, buongiorno. Dunque, bentornati con un nuovo video. Purtroppo esce in ritardissimo, esce più di 12 ore dopo. Quasi 12 ore dopo. No, comunque ho avuto da fare ieri, finito tardi ieri sera, dunque esce adesso il video di Juventus Chievo Verona, partita per la Juventus, un risultato rotondo 3-0 con un rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo. Una giornata decisamente no per CR7, probabilmente era un po' distratto anche per quanto riguarda la sua situazione col fisco spagnolo. Oggi c'è stata la sentenza, lui infatti stamattina è volato per Madrid, c'è stata la sentenza con una multa come prevista da 18,8 milioni di euro, non scontando i 23 mesi di carcere, perché appunto paga la multa. E tolto questo, una giornata negativa solo per Cristiano Ronaldo, mentre positiva per i primi gol in campionato, quello di Douglas Costa, gol bellissimo dopo appena 13 minuti, dopo aver superato 2-3 avversari, sinistro da fuori area, imparabile per un ottimo Sorrentino, il migliore in campo dei suoi sicuramente, non solo per il rigore parato a Cristiano Ronaldo, soprattutto anche per un miracolo pochi minuti prima sul colpo di testa ravvicinato di Alexandro. Dunque un solito Sorrentino che è davvero sprecato per il Chievo Verona, ha avuto una carriera che non rispecchia secondo me le sue qualità, meritava molto molto di più Sorrentino, che a 40 anni suonati comunque si dimostra ancora un ottimo portiere. E il raddoppio arriva col primo gol in bianconero di Emre Can dopo l'operazione, finalmente è rinato, e questo gol è stato davvero meritato, soprattutto per quello che ha subito questo ragazzo. Dunque, e il 3-0 arriva con Daniele Rugani su punizione calciata alla perfezione da Bernardeschi all'84esimo minuto. Una partita con due mini episodi, uno su Cristiano Ronaldo nel primo tempo, eravamo sull'1-0 per la Juve, che là io sono sempre del parere che in quelle situazioni un po' così così l'arbitro deve andare a vedere il VAR. Ritorniamo sempre a partite Supercoppa, in questo caso c'è stato soltanto un semplice silent check con la sala VAR, è decretato che non fosse fallo. Lì a mio parere un tocco su Ronaldo ci sta, una leggera spinta di Rugani per quanto riguarda su Pellissiera al 43esimo del primo tempo, ma a mio parere davvero troppo leggera per decretare un calcio di rigore. Per il resto una partita facile, tra l'altro la prima della classe contro l'ultima. Alla vigilia non era assolutamente scontato il risultato, perché sappiamo che il Chievo Verona ha pareggiato con Inter e Napoli, con Napoli addirittura al San Paolo, e dunque era una partita, comunque ogni partita bisogna vincerla, e dunque nessun risultato è scontato in Serie A. E 18 vittorie su 20, 50esima vittoria della Juventus consecutiva nella storia della Juventus, non consecutiva, 50esima vittoria nella storia della Juventus alla prima giornata dell'anno solare, dunque unica squadra a riuscirci in Serie A. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, sempre fino alla fine, forza Juventus, ciao a Juventus.